E guardate che il ritorno di questo figlio prodigo non era qualche cosa di cui ci si potesse consolare poi tanto. Ricordate il ragionamento che ha fatto? Sono qui a far la fame e a casa mia c'è pane in abbondanza anche per i servi. Quindi quello che cercava questo povero figlio, dopo aver sciupato tutto, dopo essersi umiliato in ogni modo, finito a guardare i maiali, animali immondi per gli ebrei, ecco, tutto quello che sente è semplicemente la fame e torna dal padre non perché senta qualche sentimento di amore o di rincrescimento, ma perché ha fame e pensa che là c'è pane per tutti. Quindi è un sentimento piccolo piccolo, potremmo persino dire meschino, ma anche questa piccolezza, anche questa meschinità basta per il padre. E trasferiamo subito questa immagine a Dio. Quando noi ci stanchiamo di essere lontani da Lui, quando cominciamo a pensare che la nostra vita è una vita perduta, quando ci vergogniamo di quello che abbiamo fatto, talvolta è semplicemente perché abbiamo paura o perché sentiamo la nausea del nostro peccato. Ebbene, anche per questo piccolo sentimento di rincrescimento il Signore è pronto ad accoglierci. E non ci fa il cicchetto per dire sì, ma tu vieni soltanto perché hai interesse. Il Padre ci accoglie e fa festa e ci dice c'è gioia in cielo per ogni peccatore che ritorna. Il Padre è il primo ad andare incontro, è il primo ad abbracciarci, è il primo a perdonarci e a farci capire che ci stava aspettando, che ci vuole bene più di prima. Non ci presenta il conto dei guasti che abbiamo fatto, dei giorni della nostra vita che abbiamo perduto, dei cattivi esempi che abbiamo dato. Ci dice semplicemente, ti stavo aspettando, sono contento che sei tornato. E pensate all'altro figlio, perché vedete, noi abbiamo sempre presente l'immagine del padre che esce di casa per andare ad abbracciare il figlio prodigo, il che è vero, ma non basta, perché il padre esce un'altra volta per andare incontro all'altro figlio, ora geloso, e anche lui spinto non da amore vero, perché se il primo figlio tornava per un pezzo di pane, questo ora è arrabbiato per via di un capretto che non ha avuto. E verrebbe da dire, ma ragazzi miei, così poco vale l'amore di vostro padre, che siete pronto a mercanteggiare soltanto per queste cose, per queste banalità. Avete tutto e state lì a discutere riguardo a un pezzo di pane o riguardo a un po' di carne. E la cosa terribile, perché questa parabola, avete notato, non finisce. Non c'è una conclusione. È il padre che dice bisognava fare festa. Ma la parabola non finisce dicendoci e allora il primo figlio, il figlio più anziano, entrò anche lui contento nella festa del padre. Non sappiamo. Rimane lì. E quasi possiamo pensare che Dio lascia questa storia ancora aperta perché siamo noi a concluderla. Vedete, noi oggi siamo qui in chiesa, è domenica ed è giusto che siamo qui a celebrare il giorno del Signore. Potremmo pensare di essere buoni abbastanza per poterci mettere nel ruolo del figlio maggiore, quello che non ha mai tradito, quello che ha sempre fatto la volontà del Padre. Ecco, il rischio per noi può essere proprio quello.
di non avere un amore sufficiente per dire che anche noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio e per pensare che noi abbiamo fatto tutto bene, quindi abbiamo diritto di godere della misericordia del Padre. Davanti al crocifisso di Santa Veronica possiamo riflettere sulla realtà della nostra vita e sulla realtà del grande amore di Dio verso di noi. Quell'amore del Padre che va incontro ai figli peccatori è l'amore di Cristo che si offre in sacrificio per ogni peccatore che c'è nel mondo, per ognuno di noi, prima ancora che noi lo conoscessimo, prima ancora che noi fossimo capaci di amarlo. Quel Dio che ci ha amati per primo è qui davanti a noi, nella sua immagine, nel dono dell'Eucaristia. Santa Veronica nel suo diario ci racconta che talvolta di notte si alzava, andava nel giardino, prendeva un grande tronco di legno, pensando che fosse la croce del Signore, e lo trascinava sulle spalle come segno di penitenza, gridando per invitare tutti i peccatori a cercare la misericordia del Signore. Ebbene, diciamocelo, il Signore dalla sua croce, il Signore attraverso il dono dell'Eucaristia ci invita alla penitenza, ci invita a riconoscerlo Padre, ci invita ad aprire il nostro cuore alla sua misericordia. È soltanto un aprirsi, perché Dio è già lì e in ogni momento in cui ci avvicineremo a Lui lo sentiremo dire: bravo, ti stavo aspettando. Verti.